Daniel Paul Rakowitz nacque nel 1960 a Fort Leonard Wood, nel Missouri, dove suo padre lavorava come investigatore criminale per l'esercito degli Stati Uniti. La famiglia Rakowitz si trasferì a Rockport, in Texas, alla fine degli anni 70. Il giovane Paul, già da adolescente, mostrava i segni della malattia mentale che lo perseguiterà per tutta la vita, tanto che dovette ricorrere a cure psichiatriche supportate da pesanti farmaci. Daniel riuscì comunque a laurearsi alla Rockport Fulton High School nel 1980. Successivamente, 5 anni più tardi, si trasferì a New York. Qui, il 19 agosto 1989, Monica Berl, studentessa e ballerina di origine svizzera, sua coinquilina e fidanzata, venne assassinata brutalmente in un sacrificio satanico nel quartiere dell'East Village. Nelle settimane successive, il corpo della ragazza venne smembrato e bollito proprio nella cucina dell'appartamento dove viveva con Rakowitz, al 700 East 90 Street. Monica, che studiava alla Martha School of Contemporary Dance, si era trasferita da Daniel solo per un disperato bisogno di un appartamento e aveva vissuto con lui solo per 16 giorni. Un suo amico che era andato nell'appartamento di Daniel raccontò di aver visto la testa di Monica in una pentola su un fornello, ma non avvisò la polizia. Riferì inoltre che Rakowitz mise il cranio e le ossa della ragazza in un secchio di plastica che depositò in un armadietto della stazione degli autobus della Port Authority. Rakowitz si vantò poi del brutale omicidio con i suoi clienti abituali del parco, ma poiché lo consideravano un pazzo, nessuno lo prese sul serio, nemmeno quando raccontò che dopo l'omicidio aveva fatto bollire la testa e preparato una zuppa con il cervello della sua vittima. Fu così soddisfatto della sua trasgressione cannibalica che scarabocchiò sulla porta del suo appartamento: "Benvenuti a Charles Jane Ranch Est, patria dei giovani cannibali". Le voci arrivarono anche alla polizia, tanto che Daniel Rakowitz, uno squilibrato che era solito girare per strada in compagnia di un gallo declamando i passi del Mein Kampf di Adolf Hitler, nonché spacciatore di droghe e adoratore del diavolo, venne arrestato. Durante il processo testimoniò di non aver ucciso Monica Berl, ma ammise di averla smembrata, sbiancato e fatto bollire le ossa per disinfettarle e di averle nascoste nel deposito bagagli del terminal degli autobus della Port Authority. Dopo 9 giorni di deliberazioni, la giuria concluse che Daniel Rakowitz soffriva di malattie mentali e quindi non era penalmente responsabile dell'omicidio della ragazza. Il 22 febbraio 1991 fu condannato a scontare la sua pena al Kirby Forensic Psychiatric Center Bell sull'isola di Ward Island. Dopo che i giurati lessero il loro verdetto alla Corte Suprema dello Stato di Manhattan, Rakowitz li ringraziò dicendo: "Spero che un giorno potremo fumare uno spinello insieme". Poi, sorridendo dal tavolo della difesa al giudice Robert M. Halft, si offrì di fumarne anche uno con il giudice. Raggiungere il verdetto fu però molto complicato per la giuria, perché in verità i giurati provarono ad emettere il verdetto ben 3 volte. La prima volta, la presidentessa della giuria aveva smarrito il foglio del verdetto. La seconda, lo stenografo del tribunale era assente. Diversi membri della giuria, interrogati in seguito, affermarono che un giurato fu il principale responsabile dei ritardi, poiché impedì loro di restituire il verdetto di colpevolezza. Solo una parte della verità venne alla luce durante la prima fase dell'inchiesta. Dopo 29 mesi di indagini supplementari, la polizia riuscì a ricostruire la vicenda per intero e a stabilire che parte del corpo della ragazza venne fatto bollire e poi distribuito per sfarmare alcuni ignari barboni. Nuovi particolari vennero resi noti dalla polizia dopo la cattura di un altro adepto della setta. La decisione che Rakowitz non era mentalmente responsabile del crimine significava che sarebbe rimasto in un ospedale per pazzi criminali fino a quando il giudice, con il consiglio di alcuni psichiatri, avrebbe ritenuto che non era più un pericolo per se stesso e per gli altri. Sherry Hunter, una portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, affermò che la legge statale conferiva a Rakowitz il diritto a una revisione della giuria e a un riesame ogni 2 anni per esaminare il suo stato mentale. Nel 1995 una giuria decise che doveva ancora rimanere al Kirby. Nel 2004 una nuova giuria ritenne Daniel Rakowitz non più pericoloso, ma decise che era ancora malato di mente e che doveva rimanere al Kirby Forensic
Psychiatric Center. A tutt'oggi Daniel Rakowitz è in custodia presso il centro sull'isola di War Island. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividi.